È cominciato il terzo penultimo tempo della sfida che il Civitavecchia deve vincere per sperare di salvarsi e che il Camogli vuole far sua per avvicinarsi al sesto posto e dunque ad una migliore posizione nella ipotetica linea di partenza dei prossimi playoff. 4-4 il punteggio, le squadre hanno ora invertito posizione in acqua, attacca il Camogli che ha avuto il piccolo limite di dispede, un doppio vantaggio capitalizzato in avvio del secondo quarto dopo un rigore fallito da Rinaldi, gara che vi stiamo presentando con le telecamere della esterna 1 di Roma, inviate in regia da Vincenzo Belli. Lo ricordiamo per chi non lo sapesse che Vincenzo Belli è stato ottimo giocatore, il capitone del Tevere, e sta per consegnare alla stampa, per la Sacrafani editrice, il suo primo romanzo, Storia di un capitone, una vita controcorrente. Tu hai letto qualche pagina, Francesco? Sì, ho letto qualche pagina, qualche spunto, sicuramente divertente, di storia di pallone d'altri tempi. Il vantaggio griffato da Nicolas Presciutti, gelato il Palagalli, Sefic ancora una volta raccoglie mestamente il pallone, per quanto possa essere abile non può porsi da solo a queste conclusioni centrali e violente. Qui sulla zona M bisogna sì lasciare il pallone nella posizione più esterna, quindi al vertice del semicerchio di attacco, quindi la cosiddetta posizione 3, però nel momento in cui questo giocatore inizia a fare delle finte, ad entrare, deve essere attaccato da un laterale sicuramente, cosa che non è avvenuta, e quindi Sefic è stato fulminato da Presciutti che dà il nuovo vantaggio al Camogli. Soltanto in avvio era stato avanti il Civitavecchia con il gol di Lisi, poi il gruppo della Camogli ha sempre mantenuto la propria calottina, quella scura, davanti a quella clorlatte degli avversari. 4 su 11 al tiro per la Enel, 5 su 16 per il Camogli, che cerca di ricostruire il break nei confronti degli avversari. Questo è spinta al centro da parte di Slobodan Nikic nei confronti di Alessio Buffardi, che ben aveva controllato l'avversario. Buffardi che con i suoi 37 anni a luglio, lui che ha giocato anche nella Roma e a Civitavecchiese, però continua a garantire esperienza e qualità in acqua. Il problema della Civitavecchia è riuscire a far gol, difesa organizzatissima quella del Camogli, che ora paga l'espulsione di Morena per 20 secondi, la prima per lui, settima di squadra contro la squadra di Emil Nikolic. Ferrari straordinario su Davide Romiti. Ha capito il Ferrari che i problemi in superiorità numerica possono arrivare dal palo, da Romiti che si muove bene, fa un ottimo movimento esterno per poi tornare bene con le gambe, gli chiude lo specchio della porta Ferrari e rientra il giocatore espulso, quindi nulla da fare, anche questa ulteriore settima opportunità sfuma per il Civitavecchia. Ovviamente non si può segnare il rigore in questi casi perché il pallone non sarebbe mai stato nella disponibilità di Daniele Lisi, tanto era sciagurata la traiettoria. E siamo con Nicolas Presciutti, colui che fa la differenza tra le due squadre, che tutto solo taglia l'acqua per chiamare all'azione Stefano Longo, palla che termina fuori. Tanto c'è il time out chiesto da Marco Pagliarini, che un attimo fa non sappiamo si è volontariamente levato il microfono o gli è cascato. Certo è che poco prima del time out
Proviamo però a rimanere su di lui con le nostre telecamere, perché nella lettura del labiale Postiglione è una medaglia d'oro. Intanto vi dico che Stefano Longo ha chiuso qui la sua partita ed è una notizia importante, non fosse altro perché vi ricordo è l'unico azzurro che Campagna ha convocato per la gara contro la Gran Bretagna di World League. Per il resto, Pagliarini che cosa ha detto? Oltre a dare la tranquillità ai propri giocatori, ha messo Rinaldi volontariamente in posizione 2, che è l'esterna, quella vicino al mancino, partendo ovviamente da destra nello schieramento di attacco. Non so se andranno a cercare nuovamente il palo o proveranno una soluzione opposta. Alla metà del terzo tempo, palla difficilissima da gestire e un rimbalzo fortunato dopo la nuova prodezza di Ferrari fa arrivare Loris Foschi sul pallone. Foschi che per quello che sostiene la società è uno tra gli atleti più seri dell'Ener Civitavecchia, parlo appunto di comportamento di maturità umana e personale. Da lui, 32 anni, il gol del nuovo faticosissimo aggancio, 5-5. Gara però che per la TV garantisce una discreta adrenalina. Quello senza dubbio, con ancora una volta lo stesso schema ordinato proprio da Pagliarini, con il primo palo, con buon posizionamento di Davide Romiti, che riesce a schiacciare, ma ancora una volta lì Ferrari ci mette le braccia uscendo verso il giocatore avversario. La fortuna vuole che il pallone cada nella disponibilità di Loris Foschi, che è per lui un gioco da ragazzi. Spingerlo in porta. Ha iniziato col basket la sua attività di arbitro Fabio Collantoni, impeditore, lavora a Porto Santo Stefano, ma spessissimo lo vediamo a Bracciano. Dialogo continuo con Fabio Conti, il tecnico della Sette Rosa, che per appunto creò il Bracciano di pallanuoto femminile. Va Luca Di Rocco nel pozzetto, c'è finora con due falli gravi Dragan Draskovic, che non ha inciso molto sulla partita, mi sembra di poter dire finora. No, due falli dal principio, quindi messo anche casualmente in panchina. Gran parata di Sefic qui, che neutralizza la prima volta nella serata l'uomo in più degli avversari. È stato Giuseppe Valentino a provare a beffarlo sul palo più vicino al fuoriclasse, che chiuse la sua carriera nella Serbia dopo un confronto piuttosto acceso con Alexander Šapić. Una parata difficile, Fabrizio, perché il pallone rimbalza poco prima della linea di porta. Adesso qui ancora un altro intervento di Sefic sul tiro di Sukno. Ivan Sukno non è contento, avrebbe voluto difendere e proteggere il pallone evitando il corner, quindi che ridà i nuovi 30 secondi ovviamente al Camogli. Palla per Valentino, è la terza azione consecutiva d'attacco del Camogli dopo essere stato riagganciato, e palla che termina in rete sulla conclusione di Ivan Sukno. C'è stata una incomprensione tra Sefic e il suo compagno. Borbotta, il gigante ora naturalizzato montenegrino, ma non è colpa sua se questa palla termina in porta. È colpa sua, uno, perché non deve salire dalla prima linea alla seconda linea, ovvero dalla linea 2 metri a quella esterna, Claudio Innocenzi, e anche qui il labiale di Pagliarini è chiaro, è evidente, quindi è in ritardo Luca Di Rocco, che non può nulla sulla conclusione di Sukno. Anche un po' di sfortuna per l'Enel Civitavecchia, perché la palla colpisce il palo, prende la schiena di Sefi che finisce in rete. Nella prossima giornata il Camogli ospiterà il Posillipo, ormai sicuro del quinto posto, mentre il Civitavecchia giocherà a Brescia
contro la formazione di Sandro Bovo, che ancora non è sicura del terzo posto. E ancora palla sprecata dall'Enel Civitavecchia a 3 minuti dal terzo intervallo. Fallo in attacco di Pagliarini, deve avere più pazienza nel mantenere la posizione, non usare le braccia, non usare altri mezzi, quelli che utilizza anche dall'altro lato Sasha Sadovi. Un fallo per parte in queste ultime due azioni. Parliamo ovviamente di Simone Pagliarini, il cugino di Marco, che fu fratello di un altro grande, che è fratello di un altro grande campione, Mauro Pagliarini. Raskovic era solo, è stato ignorato da Innocenzi, il pubblico rumoreggia. Un gran gol da parte di Loris Foschi, due reti consecutive per lui, quelle che garantiscono finora il 2-2 anche in questo terzo parziale, così come nel primo e poi ripetuto nel secondo. Foschi ha avuto coraggio, questo è il coraggio che deve avere l'Enel Civitavecchia. Si arrabbia molto Francesco Ferrari perché deve coprire quell'angolo Tommaso Morena, non lo copre a dovere, però deve giocare con questa libertà anche nell'andare a concludere verso la porta avversaria, deve togliersi di dosso tutte le responsabilità. Certo, questa è una partita chiave, un crocevia ovviamente per la salvezza, però deve giocare con maggiore leggerezza il Civitavecchia. Emil Nikolic, lo ricordiamo, con passato di centroboa, ha portato l'Italia, ha giocato anche la catena di Napoli. Intanto c'è lui in più per il Camogli, c'è il fallo grave di Innocenzi, giallo per Marco Pagliarini che vede Giuseppe Valentino andare a dare l'ennesimo vantaggio per un Camogli dalla grinta straordinaria. Sì, il Camogli sicuramente sta dettando lei i tempi di questa partita, perché è sempre pronta nel reagire, nel portarsi in avanti. Il Civitavecchia sicuramente subisce, come adesso in inferiorità numerica, è passivo, non va ad aggredire soprattutto i giocatori nel momento in cui sono convinti di andare a tirare in porta. Dovrebbe cambiare anche il modo difensivo in inferiorità numerica, visto il 3 su 4 per gli avversari, per il Camogli questa sera. Compie una fatica immensa per raggiungere il pareggio il Civitavecchia, che poi viene subito rimesso sotto dagli avversari, e credo che a lungo andare diventi uno supplizio per il fisico e per la mente di quelli che rappresentano avversari forse inviolabili. Sì, e poi si affida alle individualità, non sembra, attenzione adesso con Cupido che va a concludere, qui si oppone bene Sefic. E Mirko Taschedinghedà, altro time scout dei tempi d'oro di quella ex Jugoslavia, in piscina a seguire da vicino Sukno, Nikic, Draskovic e perché no ancora una volta Sefic, che fa bene Vincenzo Belli con la sua sensibilità andare a cogliere questa personalità della pallanuoto in tribuna. Palla persa per lo scadere di 30 secondi, così non va Civitavecchia. Subisce il pressing, l'ottima posizione di Morena su Pagliarini, quindi deve buttare via il pallone Claudio Innocenzi per evitare la controfuga avversaria. Camogli che rallenta il ritmo e poi lo accende nel momento in cui deve farlo. Ovviamente è una formazione molto cresciuta questa di Emil Nikolic. Ultima palla del terzo tempo sul fallo di Asterita per il Civitavecchia, che deve tentare il nuovo aggancio per arrivare con mente sgombra all'ultimo intervallo. Sì, Civitavecchia che deve anche ritrovare sicuramente un giocatore che al momento non è assolutamente pervenuto, come Draskovic. Che brutta palla, provato proprio a servire Draskovic Rinaldi, no. Ma il pallone è troppo alto, non può essere nella disponibilità della calottina numero 7 bianca. Termina il terzo parziale, questo lo aggiudica il Camogli. Ritieni, Francesco, che ci siano dei margini per poter ipotizzare un ritorno del Civitavecchia?
ormai psicologicamente anche ha avuto in qualche modo la sua impronta. Deve cambiare qualcosa, anche se è difficile farlo dopo tre tempi di gara, però lo deve fare, perché ora o mai più per la formazione di Pagliarini fino in fondo, ma come lo saranno anche i giocatori in acqua. Sicuramente per quello che si è visto in questi tre tempi il Camogli è meritatamente in vantaggio. Il Civitavecchia non si sta esprimendo al massimo, è chiaro, quando poi rimangono tre opportunità, tre partite al termine dove bisogna cercare di raggiungere il maggior numero di punti possibile, ti viene anche correttamente il braccio del tennista, la responsabilità che ti attanaglia, quindi non ti fa esprimere al meglio. E ritieni che l'arbitraggio abbia inciso in qualche modo sulla partita? Io dico di no. No, assolutamente, direi una partita fino a questo momento diretta in maniera corretta, ma anche le pochissime proteste dei giocatori e degli allenatori lo testimoniano. Palla conquistata ancora una volta dal Camogli e siamo in avvio degli ultimi 8 minuti. Ribadiamo, Francesco, che il pareggio serve poco alla Civitavecchia, che è staccato di 2 punti nei confronti di Nerva e Ortigia. Nervi e Ortigia che poi avranno un confronto diretto. Sì, beh, il pareggio servirà, se dovesse venire fuori, a poco per la formazione di casa. E adesso riesce a recuperare il pallone con un'ottima uscita di Sefic. Teste della gente che non ha dimenticato la sconfitta di Nervi per come è arrivata. Certo, uno schiaffo fortissimo quella sconfitta di mercoledì scorso, in molti la imputano a Sefic, non fosse altro perché a un certo punto Marco Pagliarini lo ha chiamato fuori addirittura dalla partita, mettendo in acqua, possiamo dire, quello che è stato un azzurro di campagna, Gianluca Viscola, che qui ha giocato con Italia-Russia. Sì, beh, a volte, sai, Fabrizio, gli allenatori provano tutte le carte possibili e immaginabili, togliendo anche un portiere del carico di Sefic, una rabbia ovviamente a mano per Giordano Viscola, per cercare di cambiare rotta alla gara, cosa che deve fare adesso il Civitavecchia, che guadagna l'espulsione con Danielisi, che aiuta Romiti come secondo centro. E l'espulsione di Presciutti, la nona volta che il Civitavecchia gioca in superiorità numerica. Fino a 3 gol più un rigore sbagliato. Ora le cifre non possono più contare quando si tratta di riagganciarsi a questa gara che vale forse l'intera stagione, e si gioca per rimanere in A1. Confuso, confusissimo il Civitavecchia, che non tira neanche in porta un passaggio che voleva servire Daniele Lisi da parte di Romiti, ma non è, abbiamo rivisto, nella disponibilità. E poi guardate il pallone che viene dato a Di Rocco e Presciutti riesce a rubarlo. C'è l'opportunità di un 3 contro 2 in prima linea per il Civitavecchia, il pallone deve arrivare in avanti però. E devo dire, Francesco, che comunque giocando non bene il Civitavecchia sta ottenendo 1000 possibilità per entrare in partita. Certo, nel 2 su 9 della superiorità numerica è un fondamentale e deve migliorare assolutamente. Abbiamo visto già dal primo tempo, guardate con quanta facilità non riesce a raggiungere almeno una tiro a conclusione dei 5 metri, lo fa con Draskovic, tiro abbastanza centrale, facile l'intervento di Ferrari. Nessun gol finora in questo terzo tempo, mentre con la consueta puntualità Vincenzo Belli ci ricorda che l'Ortigia sta vincendo di misura sul Bogliasco, mentre il Posillipo si sta per ora imponendo sul Nervi. Sono le squadre che insieme al Civitavecchia stanno cercando di evitare il penultimo posto, con il Catania che è già giù. Rigore. Rigore, il fallo di Valentino
su Lisi. Ecco il numero 7 che Fabio Collantoni sta esprimendo. Accade nuovamente che Lisi guadagna il rigore e si allontana al 5 metri. Era già successo in apertura del secondo tempo quando sbagliò poi Rinaldi. Ora è Foschi, già due reti per il 32enne Enfant du Pays, atleta di Civitavecchia, che ora ha il compito niente affatto facile di tentare di battere Ferrari. In questo caso la porta è piccolissima per l'attaccante, che però si va a prendere l'applauso dei suoi. Pareggio 7-7. Ribadisco, Francesco, Foschi è considerato non un esempio come luminosità di talento, ma come serietà professionale. Sì, ha avuto grande coraggio di andare, forse qualche problema per Daniele Lisi o magari qualche ordine di scuderia diverso, comunque, perché Daniele Lisi è un tiratore dei rigori, però Foschi è bravo nell'attendere anche quell'istante, facendo comunque il movimento omogeneo, armonico, senza bloccare ovviamente il braccio, altrimenti sarebbe da annullare il tiro e raggiungere un pareggio a 4 minuti e 37 dal termine. 3 gol consecutivi di Foschi tra il secondo e la metà del terzo tempo. E ora attenzione, il Civitavecchia ha addirittura la possibilità del più uno. Espulsione contro Morena, la seconda per lui. Finora 2 su 9, disastroso il Civitavecchia con l'uomo in più e continua a non concretizzare ciò che invece crea. L'azione ancora non è finita. Controllo difettoso, si torna in parità numerica. 2 su 10. Soltanto in avvio col gol di Lisi in vantaggio l'Enel, che poi ha sprecato sul 2-2 in avvio del secondo tempo il rigore dell'ipotetico più uno e che ora sta soffrendo malettamente. All'ultima chiamata si disperde sul più bello, il gruppo di Marco Pagliarini. Ma per meriti del Camogli, Fabrizio, che comunque difende molto bene l'inferiorità numerica, va ad attaccare, lo sta facendo da più di una circostanza, quindi allontana i giocatori del Civitavecchia e addirittura i quali non riescono neanche a tirare in porta. E andiamo a sentire col microfono aperto Emil Nicoliccio. Sasha entra, Sasha entra, Tommy rimani, Ivan esci, Bobo e sul 5, entriamo con 2 centri, prepariamo, vai. Accanto a Nicolic il suo assistente Cavallini, tecnico del giovanile, apprezzato atleta, va a visitarsi, fa caldissimo qui in piscina. Mi sembra di aver visto un gesto che indica il pressing, sì, di Pagliarini, che non vuole lasciare spazio e le ottiene subito il pallone perché va a concludere Sasha Sadovi, ma qui Sefic compie una grande prodezza. E tutto il Palagalli nota con Claudio Innocenzi, ex Lazio. Ancora Innocenzi, palla al centro, c'è la spinta da parte di Simone Pagliarini, vede benissimo con l'Antoni. Eccolo Simone che sta rientrando in difesa. Doppio allora, centro anche per il Camogli, Fabrizio. Un solo gol in questo quarto tempo, quello di Foschi sul rigore per il 7-7. Palla cade al centro, palla sotto, messa da parte di scena di Sadovi. Non vale dunque la prosecuzione dell'azione. Sefic molto bravo in questa fase.
Sì, ha evitato il gol all'avversario uscendo e facendogli compiere palla sotto. Continua il pressing anche il Camogli, così come il Civitavecchia. Hanno abbandonato entrambi le difese a zona. È solo il Civitavecchia che c'è da perdere, il Camogli gioca sul velluto. Ferrari da lontano, ci ha provato Drašković, unica ipotetica perla per Dragan Drašković, il 24enne giocatore ingaggiato al Primorac. Impalpabile quest'oggi e siamo agli ultimi due minuti. Brescia e Catania, le prossime tappe per il Civitavecchia, che ha tirato meno rispetto agli avversari. E ora va sotto Astarita, attenzione, a 90 secondi dal termine, il vantaggio del Camogli, il dramma del Civitavecchia. Il dramma del Civitavecchia con Luca Di Rocco, che era sull'avversario con un suo compagno, guardate, che era comunque dietro a marcare, a dare una mano al centro, quindi doveva andare a far fallo, comunque ad evitare la conclusione del mancino del Camogli, che trova un tiro a pelo d'acqua micidiale che deve capitolare Sefi, che adesso a 90 secondi deve trovare il pareggio immediato, la formazione di casa. Anche perché poi la situazione in classifica diventerebbe disperata per il Civitavecchia, che può anche conquistare ancora 4 punti se dovesse pareggiare a Brescia. E arriva a quota 17, quota 17 già superata dall'Ortigia, col Nervi che ospita l'Ortigia sabato prossimo e che quindi potrebbe poi far sua la salvezza. Nervi che ha perso anche il terzo tempo a Napoli, ce lo dice dalla regia Vincenzo Belli, tiro contatto con ogni piscina per 10-7. Perde il pallone in attacco il Civitavecchia, adesso giocherà tutti e 30 secondi la formazione di Nikolic, che è sembrata sicuramente essere venuta qui ad imporre la propria forza, il proprio gioco, superiore, il proprio collettivo. Superiore per collettivo, per tranquillità, per serenità. La pressione gioca dei brutti scherzi. Ultima chance per il Civitavecchia, che non può chiamare time out. Se non per ancora una circostanza, aspetterà magari l'espulsione a proprio favore Marco Pagliarini. Ora i due centri. Gioca zavorrato l'Enel. Sia Lisi che Romiti sono troppo vicini l'uno con l'altro. Palla fuori è finita per il Civitavecchia sul tiro di Rinaldi. Forse muoiono le speranze laziali di rimanere in A1. Lo stesso Rinaldi, ma è solo una circostanza, credeteci, che aveva sbagliato il rigore del più uno, ha avuto il coraggio di tentare il tiro del pareggio, che però non è riuscito a trovare il bersaglio. E per il Civitavecchia ora solo un miracolo può garantire ancora la salvezza. Punteggio finale 8 per il Camogli e 7 per il Civitavecchia. Il pubblico prova ad applaudire, ma che delusione, Francesco. Delusione per la formazione di casa, che certamente aveva questa chance, la possibilità di poter venire fuori dalle posizioni basse della classifica. Non c'è riuscita, la delusione di Pagliarini. Delusione, molto di più, grande direi. Delusione, però grande partita del Camogli, che è venuta in un campo difficile come il Palagalli ed è riuscito a giocare una gran partita e a portare a casa i 3 punti. È tutto dunque dal Palagalli, da parte di Francesco Postiglione. Fabrizio Failla, grazie per l'attenzione, grazie all'Esterna 1 di Roma che ha garantito le immagini di questa splendida gara e a Vincenzo Belli che con la consueta amabilità ha gestito la regia. Buona serata agli sport.